Benvenuti in questa giornata un po' nevosa. Siamo qui a questa scuola dei giovani del Canavese, anche se del Canavese ce ne sono un po' pochi. Siamo qua per parlare un po' di elezioni politiche. Abbiamo qua il responsabile internet del Piemonte che ci parlerà un po' di Facebook e le potenzialità di questi social network per fare politica. Poi dopo ci sarà il incontro con gli amministratori, poi ci chiederanno di Spadagna per la teoria di impatto e fiscale, appunto. Ci saranno, interverranno anche Roberto Cota e Alberto Bossi. Grazie a chi da lontano è venuto senza stirare lepri, questa volta. Sì, perché ha preso una lepre l'altro giorno in autostrada, quindi adesso ci stiamo facendo le battute sopra. Non ti preoccupare, con nulla di grave. Boh, facciamo per lo Sky? No, c'è la domanda. Sì, no, però adesso... magari visto che l'incontro, ciao a tutti innanzitutto, visto che l'incontro comunque è centrato soprattutto sulla parte internet, visto che comunque da dopo il congresso federale da 6 mesi a questa parte la Lega ha puntato tantissimo sui social network e abbiamo scoperto finalmente che la politica si riesce a fare senza dimenticare la parte territoriale, quindi a contatto con la gente, quella rimane fondamentale, però abbiamo scoperto che c'è un mondo riguardo ai social network che ci dà la possibilità di comunicare tantissime persone, avrò un bacino più ampio e di portare un sedere sul mondo, nel mondo del web. A livello di coordinamento nazionale MGP Piemonte, il lavoro è stato gestito da qualche tempo a questa parte da Davide Scaiola, che lo sta gestendo in maniera egregia, perché il lavoro che è stato fatto, i risultati che sono stati portati a casa sono ecco, davanti a tutti. È riuscito a gestire sia attraverso il mondo di Facebook e di Twitter, è riuscito a portare a casa il risultato di trovare dei nuovi giovani e di far conoscere quella che è la parte giovanile, il movimento giovanile all'interno del mondo internet. Quindi io direi, facciamo fare una chiacchierata sul mondo internet con le domande, soprattutto perché prima eravamo in macchina e mi facevo spiegare un po' di cose che non sapevo su Twitter e su Facebook, e lui ha preparato qualcosa che magari ci fa vedere che sì, volevo avere un attimo organizzata, pensavo di prima parlare e poi domande, ma dato che siamo qui internoste, se volete interrompermi e farmi delle domande subito per delle spiegazioni al volo, credo che sia disponibile. Sentitevi liberi di interromperlo. Allora, principalmente io ho preparato una mini presentazione che pensavo di conoscere. Internet è quella cosa che serve oltre guarda il porno anche quello d'altro. Sei in diretta, sono statistiche comunque, se uno va a vedere i siti più visitati, i primi tipo 100 o qualcosa sono porno, poi ci arriva Google. Non passa da Google.